Canta Lombardia col maestro Vincenzo Zittello. Maestro, parlavamo prima del suo nuovo lavoro discografico, che è il titolo? Anima Mundi. Anima Mundi. Anima Mundi, me lo devo memorizzare. L'anima del mondo. Allora è più facile, l'anima del mondo. L'anima del mondo. Anima Mundi. E questo brano invece che... No, questo brano che vi suona invece fa parte un po' del repertorio storico mio, anche perché io penso che un musicista, vabbè, della mia età, dopo tanti anni di dischi, di collaborazioni così, non ha, cioè, come dire, non, l'ultimo disco è sempre, come dire, una parentesi, fa parte del percorso, no? E il percorso è fatto da tante storie, e di brani che sono, come dire, collegati, no? Alla propria intimità, alla propria caratteristica musicale, anche esecutiva, eccetera eccetera, per cui sono dei brani che ti porti dietro. Ad esempio Fabrizio De André mi diceva: non posso fare un concerto senza non fare Marinella. Anche, sì, perché comunque c'è, la gente veniva e voleva sentire Marinella. No, ma di Vagabondo. Il Vagabondo, cioè, esatto. Per cui, cioè, ci sono dei brani che dopo tanti anni, come me, che faccio 40 anni di carriera, per cui, cioè, alla fine certi brani sono rimasti attaccati, è peccato non farli. La magia è reinterpretarli ogni volta in un modo nuovo. Questa è la cosa, certo, è la cosa più interessante. Vero, cioè... Ma io lo so che è una domanda magari un po' stupidella, no? Ma come fai a ricordarteli tutti? Perché è un repertorio immenso, vasto. Eh beh, sì, in effetti. E quindi mi ricordo quello per quello, perché insomma non è come, allora, cantare, no? Che più, allora, semplice. Sì, vabbè, allora diciamo che io ho scelto di questo mio repertorio sconfinato 40 brani che più o meno studio a fasi alterne per non annoiarmi, chiaramente. Okay. No? E per cui questi 40-45 brani sono, diciamo, il carnet di tutto, perché se li suono sono più di 4 ore di concerto, sarebbe già un po' troppo. Per cui, per evitare di fare 4 ore di concerto, li alterno in modo più o meno divertente. Alcuni esempi li aggiungo, di quest'ultimo lavoro ne aggiungerò 2 o 3. E via il giro, okay. Sì, aumentano sempre di più, diciamo che chiaramente 20 anni fa erano 40 di quelli che avevo scritto, oggi invece tanti non li suono più e ne suono altri, ma l'importante è sempre quello di tenere viva l'emozione, no? L'effetto, proprio, come dire, di comunicazione di un certo tipo di musica che ha, come dire, un aspetto evocativo magari diverso di un'altra. Non c'è un genere migliore o peggiore o tutte queste cose qua, esiste, come dire, l'evocazione musicale, secondo me, e basta. E questo brano che titolo ha? Questo è Una serenata. Aila, andiamo sul romantico. Sì. Serenata, lui serenata. È già spettacolare per come parla e si pone, elegantissima. Sì. È l'arpa, magia. E andiamo di serenata. Magico. Quindi, davvero, magia per il maestro Vincenzo Zittello. Thank you.
Grande. È magia. Grandissimo. È magia, dai. L'arpa è magia, ma è magia il maestro. È il maestro Vincenzo, che è magia. Vincenzo era... Zitelli, sì, cioè. Direi di sì. Perché arpa è arpa, ma lui suona l'arpa. L'arpa ha bisogno di essere suonata, ecco. E quindi se non ci fosse e lui... E anche con anima. Vero, vero, grande, qua, grande questo davvero. Che si sente. Bellissimo. Paolo Bollettinari, pronto?